stalanato e una stella brillò. Oggi è nato il nostro Signor, il Redentor, il nostro Salvator. Gli angeli intorno a Lui dando Dio è con noi, principe di pace. Oggi nato il re di Israele, il Salvatore eterno, luce del mondo, lui è. Oggi è nato il nostro Signor, il Redentor, il nostro Salvatore. Gli angeli intorno a Lui, dandogli tutto l'onore. Il suo trono lasciò, al mondo arrivò, mostrando il suo amore, lui è degno dell'onore. Oggi nato il re di Israele, Dio è con noi, principe di pace in noi. Oggi nato il re di Israele, il Salvatore eterno, luce del mondo, lui è. Carissimi, buongiorno nell'amore di Gesù. Spero che avete trascorso un ottimo Natale, che siete stati tranquilli a casa, magari in questo periodo che non si può uscire, magari approfittando di stare di più con la famiglia, di vivere momenti dai particolari, personali, e di stare insieme in preghiera, di stare insieme a lodare il nostro Signore. Volevo condividere con voi questo versetto di Proverbi, capitolo 16, versetto 3, che dice: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Cari, siamo quasi alla fine dell'anno, siamo quasi alla fine di quest'anno di 2020, che è un anno un po' particolare, un po' difficile, e vogliamo partire nel 2021 affidando ogni cosa al nostro Signore Gesù Cristo, a Lui che ci possa veramente accompagnare nella nostra vita. Come dice il versetto, se noi affidiamo a Lui ogni cosa, a Lui, al Signore, le nostre opere e i nostri progetti avranno successo. E noi vogliamo partire quest'anno, questo 2021, proprio affidandoci a Lui in ogni cosa, dando a Lui la nostra vita, la vita dei nostri familiari, affidando a Lui ogni cosa, anche il lavoro, gli studi, e tutti i nostri progetti avranno successo. Come dice la parola del Signore, e che noi vogliamo ringraziare per quest'anno, se siamo ancora qui, ma l'anno prossimo vogliamo affidare ogni cosa a Lui. Tu cosa devi affidare al Signore? Mettila davanti in preghiera e comincia di adesso affidarlo al Signore. Vedrai che il tuo progetto andrà avanti con successo. E questa la benedizione del Signore che ci darà in questo nuovo anno che sta per iniziare. Ti ringrazio e ti auguro buone feste e una felice fine anno e inizio di anno nuovo. Dio ti benedica. Thank you.
questa parte non a lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza ma questa parte non a lui per sempre. Padre,
perché solo attraverso la grazia tua, Signore, possiamo essere chiamati un popolo tuo. Ti ringrazio perché adesso facciamo parte di quell'eredità, perché adesso facciamo parte, Signore, di quel popolo che tu hai salvato. Ti ringrazio perché non siamo più lontani da te, perché non siamo più degli stranieri, Signore, perché non siamo più soli. Grazie, Padre. Desolati mai più, siamo gli eredi con Gesù. Stranieri mai più, adesso siamo figli con Gesù. Siamo la chiesa, regno di amor, la nostra bandiera è Cristo Gesù. Siamo la chiesa, siamo nazione, la tomba è vuota, è la nostra canzone. Adesso chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani e ringrazia Dio per tutto quello che ha fatto per noi. Ringrazialo perché in questo momento noi abbiamo un'identità in Lui. Ringrazialo perché adesso facciamo parte di un popolo, perché adesso facciamo parte di un corpo che adesso possiamo anche lodarlo insieme. Anche se siamo lontani possiamo lodarlo insieme. Amen. Desolati mai più, ci chiami a abitare insieme a te. Separati mai più, sempre al nostro fianco tu ci sei. Siamo la chiesa, regno di amor, la nostra bandiera è Cristo Gesù. Siamo la chiesa, siamo nazione, la tomba è vuota, è la nostra canzone. Siamo la chiesa, regno di amor, la nostra bandiera è Cristo Gesù. Noi siamo la chiesa, siamo nazione, la tomba è vuota, è la nostra canzone. La tomba è vuota, è la nostra canzone. Vivo se in gloria e honor, regni in vittoria, Signor, e noi cantiamo a te, mio Signor. Cristo sei Dio, Cristo sei Dio, vivo sei Cristo sei Dio, Cristo.
Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Buongiorno a tutti e a tutte. Quest'oggi celebriamo l'ultima domenica del 2020, un anno molto complesso, molto complicato per le ragioni che tutti voi conoscete fin troppo bene. E allo Spirito Santo oggi, per mezzo della parola di Dio, ispirando l'Apostolo Paolo, ci invita al risveglio spirituale, ci invita a destarci dal torpore, dal sonno, per vivere la nostra vita cristiana all'insegna dell'attività e della glorificazione del nostro Dio. E questo deve essere il principio che deve motivare il 2021 che accingiamo a cominciare. Aprite quindi insieme a me per favore la lettera di Paolo ai Romani, capitolo 13. Lettera di Paolo ai Romani, capitolo 13, leggeremo i versetti da 11 a 14.
Quest'oggi ci soffermeremo principalmente soltanto in questo brano, quindi aprite per favore insieme a me la parola di Dio in Romani capitolo 13, versetti da 11 a 14. Scrive l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Roma, e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza c'è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Quello che essenzialmente Paolo fa in questo brano è porre il ritorno di Gesù Cristo, la seconda venuta del Messia, come una luce gloriosa che deve irradiare le nostre vite trasformandole. Il ritorno di Cristo deve farci essere completamente consapevoli che in ogni momento il nostro Signore può tornare a prendere la sua Chiesa. Quindi noi come cristiani dobbiamo essere sempre in allerta, consapevoli che questo momento meraviglioso che noi tutti attendiamo deve dare un significato, un senso ad ogni singolo attimo della nostra esistenza. Difatti qui Paolo al versetto 11 utilizza questa parola momento, che si può tradurre anche con tempo. Difatti in greco ci sono due parole per indicare il termine tempo, c'è chronos, che è il tempo cronologico normale, e c'è kairos, che è il termine che qui Paolo utilizza. Kairos sta a indicare appunto un momento specifico, determinato, un'occasione secondo il proposito dell'economia divina nella quale l'eternità irrompe nel presente. E così è avvenuto quando il nostro Signore Gesù si è incarnato. Israele attendeva un Messia, Israele attendeva un Salvatore e Dio, quando è arrivata la pienezza del tempo, ha inviato il suo Figlio per la nostra salvezza. La consapevolezza che Gesù Cristo tornerà ci deve destare dal nostro sonno, ci deve destare dal torpore e renderci consapevoli che dobbiamo vivere in ubbidienza al nostro Signore. Perché? Perché adesso la salvezza c'è più vicina di quanto credemmo, dice il versetto 11. La Chiesa primitiva, la Chiesa apostolica, la Chiesa delle origini viveva con questo sentimento di allerta e di imminenza per il ritorno del nostro Signore Gesù. E tutta la vita della Chiesa era contrassegnata da questa consapevolezza. È ancora così oggi? Certo, noi conosciamo bene l'identità del Messia, sappiamo che Egli ha un nome, ha un volto, ha una storia, ha avuto un ministero, eppure spesso dimentichiamo che questo Messia deve ritornare. Abbiamo visto miriadi di profezie compiute dalla prima venuta di Cristo, ce ne sono altre che si compiranno quando il Signore Gesù ritornerà. Molti potrebbero dire, beh, qui Paolo dice che la salvezza è molto più vicina di quanto credevano, però sono passati quasi 2000 anni e ancora il Signore Gesù non è tornato. Cari, è indubitabile che ogni istante che passa comunque ci avvicina sempre di più al momento in cui il Signore Gesù ritornerà. L'Apostolo Pietro ci scrive nella sua seconda lettera, ci dice che il Signore non sta tardando il suo ritorno, semplicemente Egli sta dando maggiore occasione all'umanità caduta e peccatrice di ravvedersi, di trovare salvezza e di venire al Messia. È per la sua misericordia e per la sua grazia che il tempo si sta dilatando, ma il Signore comunque Gesù ritornerà a prendere la sua Chiesa, a giudicare i vivi e i morti. Il Nuovo Testamento è percorso da questo termine, gli ultimi tempi. Da quando Gesù Cristo ha inaugurato il suo ministero, la Chiesa si trova negli ultimi tempi ed è per questo che la salvezza
è vicina a noi. Noi non aspettiamo null'altro se non il ritorno di Gesù. Siamo all'ultimo step della storia dell'umanità. Non siamo certamente al tempo di Abramo, di Mosè, di Davide, quando loro ancora stavano aspettando addirittura la venuta, la prima venuta del Messia, e quindi avevano altre fasi della storia dell'umanità che dovevano attendere. No, cari, noi attendiamo soltanto una cosa: il ritorno del nostro Signore Gesù. Versetto 12 dice: la notte è avanzata, ma il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. La vita cristiana è una battaglia, è una lotta, ed è per questo che noi dobbiamo indossare queste armi, però non armi fisiche per ferire, no, sono armi spirituali, contraddistinte dalla luce. Paolo paragona il mondo contemporaneo con la notte, con le tenebre, notte nella quale si riflettono e si riverberano i peccati espressi al capitolo 13, che poi analizzeremo. Ma noi, come abbiamo detto poc'anzi, pur vivendo nell'oscurità di questo mondo, siamo luce nel Signore, perché il ritorno di Cristo alimenta la nostra speranza, e il fatto che lo Spirito Santo dimori in noi fa sì che il sole che sta sorgendo e che presto risplenderà con tutta la sua gloria quando Cristo ritornerà, già irradia i suoi raggi gloriosi e luminosi su di noi, così che nonostante siamo nelle tenebre, già in noi si percepisce la luce del Signore Gesù. Cristo ha già inaugurato, diciamo così, gli ultimi tempi con la sua venuta. Egli, attraverso il suo ministero, attraverso la sua morte vicaria, ci dona luce, ci dona speranza, ci dona salvezza. E gli effetti di questa sua prima venuta si riverberano, sono presenti in tutti coloro che credono in Lui e che sono Suoi veri discepoli. La speranza del ritorno di Cristo ci alimenta, ci ravviva e ci illumina, così che anche se siamo nelle tenebre, riusciamo comunque a vedere, oltre tutte queste tenebre, la luce del nostro Signore Gesù. E noi stessi siamo il pegno di questa luce. Vogliamo, per comprendere maggiormente, leggere una citazione di un teologo, Brunner, che dice: il futuro del Signore non si trova in un luogo remoto e molto distante. Il ritorno di Cristo non va posto oltre qualsiasi altro punto che si staglia dinanzi a noi. No, il suo ritorno è già presente nell'atto stesso in cui noi siamo Suoi discepoli. Sebbene Cristo non sia ancora tornato, gli effetti, la consapevolezza del suo ritorno si manifesta nella nostra vita. Difatti, conclude Brunner, la fede non è altro che vivere alla luce di ciò che ancora deve venire. Il futuro nel quale, in cui il Signore Gesù ritornerà, comunque irradia già i suoi effetti sulla nostra vita. Gloria al nome del Signore. La luce del ritorno di Cristo irradia di speranza le nostre vite, perché Egli è la luce del mondo. Il Signore non ritarda il suo ritorno, il Signore è pronto per tornare a prendere la sua chiesa. Non sappiamo quando, non sappiamo il momento esatto, chi dice che lo sa niente, perché la parola ci descrive soltanto alcune circostanze che prima si devono avvenire, che si dovranno avvenire, ma non ci dice il momento esatto specifico nella storia nel quale il Signore Gesù ritornerà. Però noi dobbiamo essere consapevoli di questo avvenimento, e questo avvenimento deve alimentare la nostra vita, deve alimentare la nostra fede, così che non è ammissibile che quando il nostro Signore ritornerà noi ci facciamo trovare nel torpore, nell'indolenza, nella sonnolenza, nella passività spirituale. No, noi vogliamo che il Signore Gesù si glorifichi nella nostra vita e che al momento del suo ritorno possa compiacersi di noi. Se dunque noi siamo il pegno di questa luce che sta per essere inaugurata e che è già stata inaugurata al ritorno durante la prima venuta del nostro Signore Gesù, noi dobbiamo, versetto 13, comportarci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosia. Questo verbo presenta il versetto 13, comportarsi.
comportiamoci, in realtà andrebbe tradotto correttamente con la parola, col verbo avanzare, camminare. Qui Paolo stabilisce un contrasto fra la sonnolenza, la passività che ha descritto al versetto 11, che contraddistingue il credente spento con invece l'attitudine corretta del vero credente, che deve avanzare onestamente come in pieno giorno. Certo, viviamo in un mondo di tenebre e di oscurità, però noi vogliamo vivere come luce del Signore, come astri per la gloria, luminosi per la gloria del nostro Signore. E qui Paolo praticamente descrive sei atteggiamenti che li divide in tre coppie, che appartengono all'oscurità, al mondo delle tenebre: immoralità e dissolutezza, gozzoviglie e ubriachezze, contese e gelosie. Queste sono cose che contraddistinguono il mondo contrassegnato dalla oscurità, ma che non devono appartenere al vero figlio di Dio. Certo, un tempo noi tutti eravamo molto dediti a queste cose, un tempo noi tutti eravamo tenebra, ma adesso, come dice Paolo anche agli Efesini, noi siamo luce, luce nel Signore. Noi credenti siamo consapevoli del tempo storico nel quale viviamo, siamo consapevoli del kairos nel quale stiamo portando avanti la nostra esistenza, e siccome siamo consapevoli, alla luce della fede in Cristo, del momento in cui stiamo, del momento storico nel quale stiamo vivendo, noi dobbiamo comportarci conseguentemente, glorificando il nostro Signore. E Paolo conclude questa porzione al versetto 14 con un invito, un'esortazione alla santificazione. Lui dice: rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. Ecco cari, la santificazione non è una semplice appendice alla vita cristiana, no, la santificazione è il frutto di una vita consacrata a Dio, è il frutto di una vita trasformata dallo Spirito Santo. Certo, è naturale che il processo di santificazione, come ci ricorda il teologo Wayne Grudem, è contraddistinto da alti e bassi. Nessuno può dire che il proprio percorso spirituale sia una continua ascesa vittoriosa, no, ci sono momenti in cui si tocca la vetta e altri momenti in cui si tocca il fondo, ma ciò nonostante Dio deve manifestarsi nelle nostre vite per mezzo dei frutti dello Spirito Santo. E in che cosa consiste questa vita di santificazione? Paolo lo esprime in un modo meraviglioso. Egli dice: rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Lui non dice fate qualcosa di specifico, fate qualche azione particolare, no, lui dice una cosa meravigliosa dal significato spirituale: rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Questo è un brano molto famoso della lettera ai Romani, è famoso soprattutto perché è il brano che ha indotto Agostino di Ippona, conosciuto come Sant'Agostino, alla conversione al cristianesimo. Egli proveniva dal paganesimo, viveva nella dissolutezza, nell'immoralità, ma quando ha letto queste parole, rivestitevi del Signore Gesù Cristo, la sua vita è stata trasformata ed egli è diventato forse il più grande teologo della storia della Chiesa. Ecco, questo è il senso del cristianesimo, rivestirsi del Signore Gesù Cristo. Ma cosa vuol dire rivestirsi di Cristo? Cari, significa che noi ogni giorno dobbiamo deporre il peccato che così facilmente ci avvolge per indossare gli abiti regali e santi del nostro Re e benedetto Salvatore Gesù Cristo. Significa che coloro che osservano la nostra vita devono vedere riflessa in essa la vita di Cristo. Significa che il nostro comportamento deve essere plasmato e formato secondo il carattere e l'esempio del nostro Signore. Dobbiamo rivestirci di Cristo. Dobbiamo fare in modo che coloro che vedono e osservano la nostra vita possano percepire l'immagine gloriosa di Cristo. E questo, per quanto possa essere difficile, risulterà piuttosto, diciamo, naturale per tutti coloro che davvero si sono arresi a Gesù. È difficile, è una lotta la santificazione, ma il Signore ci ha fornito, per mezzo della sua parola e per mezzo del suo Santo Spirito, le armi luminose attraverso cui noi possiamo vincere
il principe di questo mondo. E conclude Paolo: non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Certo, nel passato eravate focalizzati sulla carne, cioè sui vostri desideri, sulle vostre ambizioni, sui vostri sogni, sui vostri interessi, ma no, adesso tutto questo noi lo deponiamo e ci rivestiamo di Gesù Cristo. Rivestirsi di Cristo significa semplicemente, in modo immaginifico, descrivere una vita completamente trasformata dal Signore. Prima ci vestivamo secondo le nostre opere, secondo i nostri gusti, ma adesso no. Adesso ci rivestiamo secondo la volontà del nostro Signore Gesù. Difatti rivestirsi significa anche ubbidire a quello che il Signore vuole per noi. Noi eravamo avvolti in fitte tenebre, l'ombra della valle della morte si stagliava su di noi, ma un giorno, per la gloria di Dio, nella nostra vita è giunta la luce di Cristo, che ha squarciato la cortina, che ha squarciato le tenebre della nostra esistenza e che ci esorta a una forma di vita propria di coloro che dicono di appartenere alla luce. Cari, non è soltanto una questione del fatto che noi con le nostre forze, con il nostro sudore, la nostra fatica, dobbiamo rivestirci di Cristo. No, Egli per primo ci ha rivestito della sua giustizia. Egli per primo ci ha rivestito della sua santità, della sua giustizia. Egli ci ha riconciliati con sé e con il Padre per mezzo della sua morte. Per quanto questo anno sia stato contraddistinto dal buio e per quanto per il prossimo, diciamo, le previsioni non siano ottimali e anche lì riusciamo a scorgere tante tenebre, noi siamo consapevoli che queste tenebre un giorno avranno fine, perché noi riusciamo a vedere oltre tutto questo la luce gloriosa del nostro Signore Gesù. Presto la notte finirà, su di noi risplende già la luce di Cristo e un giorno anche coloro che oggi ciecamente non la vedono dovranno ammettere dell'esistenza e della meravigliosità del nostro Signore. Come ci insegna Zaccaria, faranno cordoglio tutti coloro che l'hanno rinnegato, che l'hanno crocifisso, tutte le popolazioni della terra che hanno rifiutato il Santo Vangelo. Ma il Signore, al suo rientro, troverà la sua Chiesa rivestita di Cristo o la troverà rivestita di altre cose? Cari, il Signore ci esorta alla santità, ci esorta a mettere via la gozzoviglia, l'ubriachezza, l'immoralità, la dissolutezza, le contese e la gelosia. Queste sono opere della carne. Essere litigiosi, essere aggressivi, egoisti, immorali, non significa vivere nella luce. Queste sono opere della carne. Queste non appartengono al vero discepolo di Cristo. E se noi tutti, spesse volte, cadiamo in questi errori, spogliamoci da questi mali, spogliamoci da queste brutture che non fanno altro che deturpare l'immagine di Cristo in noi e rivestiamoci del Signore Gesù, rivestiamoci di colui che per primo, per mezzo della sua morte e per pura grazia ci ha rivestito della sua giustizia, affinché nel giorno del suo ritorno, anche se ci saranno ancora tante macchie di peccato sulle nostre vesti, Egli soprassederà, perché non vedrà i nostri peccati, non vedrà la nostra ingiustizia, ma vedrà in primo luogo la sua santità, la sua misericordia, e per pura grazia Egli ci ricoprirà in modo completo della sua giustizia per glorificarci. A Lui sia la gloria. Grazie Signore, aiutaci a camminare in novità di vita, aiutaci a essere luce Signore in questo mondo di tenebre, e soprattutto fa che la consapevolezza del Tuo ritorno possa irradiare la nostra vita, affinché non siamo tenebre, non siamo oscurità, non siamo buio, ma siamo luce. Luce in Te, Signore, in Te che sei la luce del mondo. A Te la gloria, Gesù. Cambia la mia vita, trasforma il mio cuore, fa che possa deporre tutto il peccato, Signore, che ancora mi avvolge e mi possa consacrare sempre di più a Te, Signore Gesù. Che Dio vi benedica, cari. Una buona domenica a tutti e a tutte. Ciao. Saldrá con Cristo Jesús, polvo Jesús, presto enemigos confitos hará.
sempre vincitor, giubiliam nel suo amor, con Gesù siamo sempre vincitor, giubiliamo nel suo amor. Fratelli allegri, col cuor giubiliam in Cristo Gesù, sempre in Gesù, che per sua grazia salvati noi siamo. Oh gloria, alleluia, Gesù, con Gesù siamo sempre vincitor, giubiliam nel suo amor. Con Gesù siamo sempre vincitor, giubiliamo nel suo amor. Gesù siamo sempre vincitor, giubiliam nel suo amor. Gesù siamo sempre vincitor, giubiliamo nel suo amore. Sostieni con amore e generosità l'opera della Chiesa. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Usa l'Iban e sostiene la tua Chiesa per la gloria del Signore, per l'avanzamento del Regno di Dio, ognuno con la generosità che il Signore ha messo nel nostro cuore, nel nome di Gesù.